dopo i primi 20-25 minuti, dove un po' il Pescara aveva messo in difficoltà con l'aggressività, poi la Juventus è venuta molto bene fuori con le sue qualità e con un Asa che non so se Allegri tra un po' se lo prenderà. La disamina è giusta. Il Pescara è partito forte, ha messo grossa pressione insomma ai nostri difensori e noi lì non siamo stati capaci a reggere palla, a capire anche che a volte la palla va messa direttamente sulle punte. Su quello il Pescara ci ha fatto la partita, ha fatto gol, poteva farne un altro su delle palle perse nostre ingenuamente. Poi quando il Pescara ha calato un po' questa pressione, ha calato un po' il ritmo, siamo usciti noi, quindi siamo riusciti poi a trovare le nostre giocate, i ragazzi si sono un po' sciolti, secondo me abbiamo fatto una seconda parte di primo tempo e tutto il secondo tempo molto bene. Soprattutto dal punto di vista delle qualità e del gioco, perché dal punto di vista tattico poi la Juventus ha messo in crisi il Pescara. Ma sì, noi avevamo preparato la partita in un certo modo, poi con la loro pressione veramente feroce dei primi minuti, dei primi 20 minuti non siamo riusciti poi a sviluppare quello che avevamo in testa e poi quando loro, ripeto, sono calati, noi siamo riusciti a prendere in mano il gioco, siamo riusciti a mettere in risalto le qualità dei nostri giocatori che in alcune zone del campo ne hanno veramente tante. Uno di questi è Asa, che ha fatto qualcosa di straordinario soprattutto nel secondo tempo. Sì, Asa è un giocatore forte, un giocatore giovane, è un giocatore che deve ancora crescere, deve mettere dentro altre dinamiche e gli parlo dei primi minuti dove lui ha perso qualche pallone di troppo, però poi è anche un giocatore generoso che gioca per la squadra, quindi è un profilo sicuramente di grande prospettiva per noi. L'ultima da parte mia, poi c'è una domanda da studio di Massimo Profeta, la mia le chiedo, va anche un po' stretto il risultato? 4-3 forse anche un po' bugiardo? Allora, visto la prima parte del primo tempo, chiaramente no. Poi dopo, vista l'ora di gioco finale, sicuramente potevamo evitarci il gol del 4-3, perché sicuramente è evitabile, potevamo fare gli ultimi minuti un po' più tranquilli. Una domanda, una Massimo, e salutiamo il tecnico della Juventus, e poi c'è Zeman. Ma intanto i complimenti, ma l'identità paga sempre. Ho visto le ultime 4 partite, 3 risultati utili consecutivi con la vittoria di oggi, però avevate letteralmente buttato le ortiche la partita di fermo, no? Dove per 80 minuti e forse qualche minuto in più avevate dominato la scena. Quindi complimenti, perché l'identità paga sempre. Grazie, innanzitutto grazie. Ma il nostro è stato un campionato fino adesso molto altalenante, abbiamo buttato via dei punti veramente negli ultimi minuti per ingenuità, un po' per gioventù, un po' per degli errori di poca esperienza e su quello purtroppo possiamo fare poco, però io credo che dalla prima partita di andata ad oggi c'è stata una grande crescita di questa squadra e penso che al di là del risultato che abbiamo vinto, che per noi è importante, si sia vista la crescita di questa squadra rispetto alla partita poi che abbiamo fatto. Senza Huijsen. Grazie e complimenti al tecnico. Senza Huijsen finito alla Roma, esatto.